Certo, così ho potuto affettarlo più facilmente. Ad ogni modo spero... speriamo che ce la faccia. È anche mio amico, sai? Ehi, ascolta. Grazie per averci portato al campo, Ricky. Ora devo andare, chiudo. Brian, ho raggiunto un radiofaro. Dimmi quale. Come quale? Questa radio della Nero ha il GPS, no? Sì, ma certo, sì. Ok, è quello di Holland Falls. Ottimo. Occhi aperti, arriverà una squadra operativa. O'Brien, chiudo. O'Brien? Porca troia. O'Brien, rispondi. I tuoi amici sono qui. O'Brien? Te l'ho detto, non sono miei amici. Ok, prosegui a piedi. Sì, lo so. Che vuoi che faccia? Devo piazzare uno dei vostri dispositivi? No, questa volta no. Li sto già tracciando. Segui la ricercatrice. È lì per studiare un soggetto infetto. Un furioso rilevato in una grotta della zona. Grotta? Dovrei seguire una squadra di soldati della Nero armati in una caverna. Resta vicino a quella donna. Fin quando sei a portata posso intercettare i suoi dati. O'Brien? Sto ancora cercando notizie, non fare domande. Allora perché continuo a parlare con te? Passo e chiudo. Rispondete. Siamo a posto. Niente da riferire. La zona è sicura, confermato. Tutto a posto, abbiamo controllato. Sai che ore sono? Mi faccia sapere se ha bisogno di me. Non era neanche... Il mio turno. Non dovrei essere. Va a protestare al comando. Ti sembra una del comando? Qualcun altro l'ha sentito? Sempre troppo per i miei gusti. Quasi l'ora dei furiosi. Sei sempre così perspicace? Resta vicino a quella donna, vero, sì. Brian? Non l'ho mai capita. Cosa? Più facile a dirsi. Questa storia degli stati. Uno, due, tre. Ovvero? Insomma, il virus è sempre lo stesso, no? No, la questione è più complessa. Ora lasciami. Ok. Lo so, sono un soldato. Ma prima della grande furia ero iscritto a biologia. Qualcosa ne capisco. Ah, sì? Si fidi. Ok. Beh, non ne siamo certi, ma le analisi del sangue indicano, lasciano supporre che il virus si diffonda nel sistema linfatico, riproducendosi e attaccando le cellule con esiti catastrofici. Attaccando? Più precisamente, riportando allo stato attivo una serie di proto-oncogeni latenti. Cosa facendo? Un cancro. Guardalo, guarda tutti loro. Ti sembra forse un cancro? Una forma aggressiva? No, è qualcosa di molto peggio. Che intende? Il virus ha uno scopo e i furiosi presentano queste caratteristiche perché il virus li vuole così. Ma che dice? Sto dicendo... Dio mio, che sto dicendo? Terrorismo. Qualcuno ha scatenato l'epidemia. Non lo so. Quindi è finito?
Sì, ok, direi che è ora di filare. Brian, rispondi. Ho raccolto i dati. Appena ricevuto. Grazie, Randaggio. Di cosa parla, Brian? Ha detto qualcosa riguardo a un virus o quello che è, e agli effetti che produce. Voglio sapere cosa sta succedendo, Brian. Perché sono qui? Cosa sperano di ottenere? O'Brien? Ok. Ti tengo aggiornato. Passo e chiudo. Ehi, Ricky. È un lavoro per me? Ciao, Dick. Sì, ricordi Shane Riley? Lo chiamavano tutti Red. Red Riley? Mai sentito. Ma indovino, è rosso di capelli. Cosa? No, no, era per gli stivali. Aveva un paio di scarponi in pelle di serpente tinti di un rosso orrendo. Una vera merda. Immagino. Lavorava per noi tempo fa, finché un giorno ha deciso che i nostri crediti non gli bastavano e ha ammazzato Lindsay Fuller senza tante storie. Chi? Lindsay. Era alle scorte prima di Blair. Aspetta, cosa? Ha ucciso una donna disarmata? No, era armata. Ma non si aspettava un proiettile in fronte. E senti questa. Red l'ha ammazzata, ha ripulito il capanno delle scorte ed è scappato senza lasciare nessuna traccia. Gran figlio di Lurida. Almeno finora. L'hanno visto con i suoi uomini a Camp Pioneer. Non devi neanche chiedere. Non sopporto che... Uccide le donne disarmate, lo so. Sapevo che avresti accettato. Già, comunque, ripeto, ci penso io. Che altro puoi dirmi di lui? Non molto. Ah, aspetta. Mastica tabacco. È talmente ossessionato che raccoglie i mozziconi, estrae il tabacco e se lo ficca in bocca. Che schifo. Beh, ora ho due ragioni per farlo fuori. Sì, ma sta attento, Dick. Sono a Camp Pioneer e sembra una Cristo di zona di guerra. Che succede? C'è qualcuno dei nostri lì? No, non credo. Sembra si stiano liberando dei furiosi. Non preoccuparti, lo troverò. Deacon, chiudo. D'accordo, Red. Dove cazzo sei? Larve, bene. Uccidono le larve. Ok.
che roba è? Ok, sì, sì. Mozziconi di sigaretta, sì. Altre taglie. Orme di stivali. È il tipo di orme lasciata da quegli eleganti stivali da cowboy. Sputa il tabacco. Vai, lei sei un disgustoso pezzo di merda. Meglio evitare un branco di furiosi. Cosa c'è qui dentro? Di stivale. Furiosi? Cazzo, furiosi! Solo un occhiale. Ormai sei mio, stupido randagio. Ehi, amico, sappiamo che sei là. Perché non getti le armi? Vieni fuori, dove possiamo vederti. Va bene, sta pisciando. Gesù. Quando ti scappa, ti scappa. Arrivano! Manda!
Ehi, tu! Ehi, non hai un... Niente male. Vediamo. Dove diavolo ti sei nascosto, Red? È sembrato di vedere qualcuno. Cosa? A terra! Da dove sta sparando? C'è qualcuno! Continua a spostarsi a quel modo. Sul mio fianco! Via! Spostati! Sei in un capanno, no? Bella strozza! Ha avuto quello che si meritava. Stava lì a fare commenti ad alta voce. Avrebbe dovuto sapere. E le avevo anche detto di chiudere. Coraggio, Red. O le avrei ficcato un proiettile in testa! In mezzo ai cespugli. Ormai sei mio, stupido randagio. È mia. Ok. Ehi, Ricky, l'ho sistemato. Deacon. Ah, che sollievo. Lindsay aveva alcuni amici. Li avviserò io. Sì, d'accordo. Alla prossima, Ricky. Ah!